Alle mie spalle la splendida chiesa di San Bernardino, la cattedrale della città, una delle poche ad aver salvato la propria facciata dal terremoto. Ed è proprio dei terremoti che oggi il mondo ha più paura. Certo, ci sono alluvioni, ci sono uragani, ma soprattutto sono i terremoti a spaventare la popolazione. Terremoto è una frattura, un qualche cosa che si rompe all'interno della crosta terrestre. Per provocare questa frattura c'è bisogno di una grande quantità di energia. Si capisce anche che questa quantità di energia viene generata dall'interno della Terra, che è come una grande centrale nucleare che produce continuamente energia che poi va smaltita appunto sotto forma di terremoti. Come abbiamo appena sentito da Enzo Boschi, direttore del Centro Italiano di Vulcanologia, i terremoti sono originati da una grande quantità di energia che si scatena sotto i nostri piedi, in quello che viene chiamato ipocentro, e si manifesta sotto forma di movimento tellurico nel luogo chiamato epicentro. Sicuramente l'Italia ha subito già notevoli danni in passato a causa dei terremoti, essendo interamente zona sismica. Il terremoto più forte è sicuramente stato quello verificatosi l'11 gennaio del 1693 in Val di Noto, dove si raggiunse il 7° grado della scala Richter e che fece 60.000 morti. Tra gli altri di maggiore intensità possiamo ricordare quello di Messina e Reggio Calabria del 1908, già ricordato prima, un terremoto del 7° grado della scala Richter che fece 140.000 vittime, o quello di Avezzano in Abruzzo del 1915 che con 33.000 morti e il 7° grado della scala Richter trova posto nel podio dei 3 terremoti italiani più forti. Da ricordare senza dubbio anche il terremoto in Carinzia del 1348, dell'Irpinia nel 1694 e di Marche ed Umbria nel 1997. L'evento abruzzese è stato sicuramente il più terribile del XXI secolo. I morti sono stati più di 300 e la terra ha tremato violentemente per circa 30 secondi alle 3:32 della notte. Più di 1.000 feriti e circa 65.000 sfollati in tutta la zona. Ma ascoltiamo direttamente le parole di chi quella scena terrificante l'ha vissuta realmente. Per fortuna stavo sveglio, non dormivo perché c'era stato una scossa, non mi ricordo quando, mi sa verso le 11, mezzanotte, quindi una scossa di 3, 9, 4, insomma, abbastanza per stare sveglio, insomma. Avevo preso sonno, stavo al computer, sul letto mi ero già messo il pigiama e niente, stavo parlando con un'amica mia dell'università, ci davano sveglia a vicenda perché comunque lei non aveva sonno neanche, e niente, così. E, a un certo punto, quindi erano le 3:30 credo, 4:15, è arrivata questo, la prima cosa che senti è il rumore, perché io poi c'è un palazzo che dà sulla valle dove passa appunto Fiumiciotto, fiume dell'Aquila, diciamo, senti prima il rumore, questo rombo della terra che si muove. E, poi se ne va via subito la luce, naturalmente, perché la scossa appunto talmente forte da bloccare le varie, insomma, la fornitura di corrente in tutta la città. All'inizio ci è sembrato che, vabbè, è stata una scossa forte e non è successo nulla. Secondo piano, incominciamo a vedere i calcinacci del muro, le scale. Il marmo appunto delle scale che era praticamente staccato, insomma, un po' di problemi. L'ingresso è peggio dei mattoni forati distrutti e abbiamo capito che insomma è successo qualcosa di grave. Io poi ho il palazzo che sta dietro la casa dello studente. La prima cosa uscita fuori è stata le urla dei ragazzi. Dopo il terremoto lei si è fermato il nostro quotidiano che era quello, si è fermato a quelle alle 4:15 e
tutti, diciamo, i progetti che avevamo, tutti, per dire una stupidaggine, gli esami che dovevamo fare a breve, le lezioni da seguire, le serate da fare con gli amici, le cene, si è bloccato tutto lì. Terremoto è da sempre visto come uno dei massimi flagelli, anche perché a differenza di altri eventi catastrofici come impatti meteorici, alluvioni e tempeste, esso non può essere previsto o calcolato. Ma è davvero così oppure c'è qualche possibilità di riuscire in questo intento che potrebbe salvare centinaia di vite umane? L'Aquila è così spettrale dopo il terremoto, sembra quasi una città fantasma. Ma adesso continuiamo con il nostro discorso, a volte anche inquietante, sulle catastrofi e cerchiamo insieme di capire se quelli che sono appunto il terrore più grande per gli uomini, cioè i terremoti, possono essere prevedibili. La sismologia trova la sua origine molto probabilmente in Cina e il primo sisma ad essere registrato fu quello del 780 a.C., proprio in quelle zone. Molti studiosi e filosofi greci si occuparono di questo argomento, tra i quali Talete e Aristotele. Le maggiori teorie in merito arrivarono con il Rinascimento, ma la vera e propria affermazione della materia sismologica risale all'ultimo secolo, con la nascita di importanti istituti di studio del movimento delle masse terrestri. Ma è possibile prevedere i terremoti? Secondo i più accreditati sismologi la risposta è no. Nel senso che fare delle previsioni banali come dire che domani in Italia ci sarà un terremoto ed è tutto ovvio, perché basta andare nella sala di osservazione dell'istituto e controllare che ogni giorno vengano registrati almeno 10, 20 eventi. E quindi dovremmo dire perlomeno che l'evento che io prevedo è superiore a una certa magnitudo, a una certa intensità. Ma negli ultimi anni alcuni studiosi di confine sembrano poter rispondere in maniera diversa alla domanda appena posta. In questo frangente ci occuperemo di due importanti studiosi di confine, da una parte Raffaele Bendandi e dall'altra il noto Giampaolo Giuliani. Alle mie spalle lo sfacelo della bellissima chiesa di San Vito, di fronte alla Fontana delle 99 Cannelle, che è una delle parti della città che è rimasta intatta. E continuando a parlare appunto della prevedibilità dei terremoti, iniziamo subito con il primo personaggio che diceva di essere in grado di farlo. Un uomo che si basava su teorie non propriamente scientifiche, basandosi sui movimenti dei pianeti che potrebbero a loro volta influenzare il nostro. Stiamo parlando di Raffaele Bendandi. Raffaele Bendandi nasce a Faenza nel 1893 da una umile famiglia, ma in futuro sarebbe diventato uno dei più famosi studiosi di confine italiani. Le sue previsioni sismologiche non sono mai state accettate dal mondo accademico, anche perché gli veniva rimproverato il fatto di non avere una preparazione tecnica alla materia, dato che egli era solo un falegname. Egli